Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi. La Juventus sta provando ad imbastire una reazione dopo un avvio di stagione col freno a mano, tirato con un gioco che non decolla e risultati che non arrivano. Due vittorie di fila sono solo l'inizio per la compagine di un Allegri spesso criticato e nel mirino costante dei tifosi. Il futuro di Allegri, almeno contrattualmente, è ancora lungamente legato alla Juventus anche in virtù di un ingaggio importante. I risultati, così come il gioco, sono però ancora troppo altalenanti e proprio dal campo passa inevitabilmente il futuro anche della panchina bianconera. C'è infatti un allenatore che è spesso e volentieri accostato al ruolo che attualmente ricopre Allegri. Calciomercato Juventus, Allegri prova a reagire ma la critica è feroce. La Juventus di Massimiliano Allegri è sotto stretta osservazione dopo un inizio di stagione estremamente zoppicante sia in Serie A, dove la distanza dalla vetta è importante, che in Champions dove rischia seriamente di salutare con largo anticipo la competizione. Ad accompagnare Vlahovic e soci c'è una costante pioggia di critiche sin dai primi passi falsi di questa annata che i bianconeri stanno provando affannosamente a rimettere in carreggiata in queste settimane. Due le vittorie consecutive in Serie A per la Juventus, che con Torino ed Empoli ha anche tenuto la porta inviolata, iniziando a porre le basi di una eventuale rinascita. Allegri non è però ancora fuori dalle critiche, e al netto di un contratto lungo ed oneroso, nelle scorse settimane tanti tifosi auspicano un eventuale cambio della guardia per il futuro. Calciomercato, niente rinnovo, Conte aspetta la Juventus, al netto del momento di ripresa della Juventus Allegri e quindi sempre sotto esame e dall'estero arrivano notizie interessanti su uno dei nomi accostati spesso alla panchina bianconera. Secondo quanto evidenziato da todoficiales.com, F fonti vicine al Tottenham confermano che Antonio Conte avrebbe rifiutato l'offerta milionaria del club lanciata ad inizio settimana per il rinnovo, 15 milioni di euro a stagione, ma per ora non è convinto dal progetto sportivo. Il tecnico italiano invece attenderebbe con impazienza la situazione che sta attraversando la Juventus, club in cui, secondo la testata iberica, vorrebbe tornare dopo gli ottimi trascorsi di qualche anno fa. Il contratto con gli Spurs è in scadenza a giugno e da gennaio, senza un rinnovo, potrebbe guardarsi intorno e diventerebbe uno dei favoriti per l'eventuale posta Allegri. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.